Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo nuovo episodio della sesta stagione della nostra carriera all'allenatore di FIFA 17 con il nostro Barcellona. Nello scorso episodio ho fatto un piccolo errore di calcolo, piccolo mica tanto, perché adesso dovremo giocare con una mezza squadra di riserve nella sfida decisiva contro il Real Madrid per il nostro primo e unico triplete in carriera, perché essendo questa l'ultima stagione, se non facciamo il triplete quest'anno non lo faremo mai. Vi faccio vedere la formazione, un po' è stanca, un po' è di riserve perché non potevo fare assolutamente di meglio. Però vi dico già adesso di consigliarmi i giocatori nei commenti, a parte vabbè Verdi e Dembélé che ho già in mente di prendere. Perché come già detto nello scorso episodio giocheremo contro Real Madrid, Sociedad e Everton, simuleremo col Depor, quindi ci sarà Malaga e poi niente, cioè calciomercato. Quindi, dopo un'intro troppo lunga, andiamo a giocare, come al solito, col nostro Barcellona. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze al Camp Nou per questa giornata di ritorno dei sedicesimi di Coppa di Spagna, Coppa del Re, tra Barcellona e Real Madrid. Non si può fare una sfida del genere ai sedicesimi, però siamo obbligati a farla, a giocarla, e speriamo di portarci a casa questa partita, se no, sono problemi. Attenzione, ora rimpallo vinto da Real, Pogba. Prova a partire in contropiede, ancora Pogba, porta palla, Pogba, manda Batshuayi, attenzione Batshuayi, Batshuayi salta Llorente, Batshuayi incrocia col destro e Navas in angolo. Va a cercare Batshuayi. Batshuayi la difende, di nuovo Thiago però. Thiago trova Pogba che è un buon tiro, lo prova Pogba, no! Attenzione all'errore di Kimpembe, Milik, palo! Prima occasione del Real a fine primo tempo, ma che occasione! Finisce qua il primo tempo 0-0, in questo momento saremmo passati noi, ma è troppo presto per cantare vittoria, specialmente se mi tiro una laggata al momento sbagliato. Ames salta l'uomo, è solo Ames ancora, Donnarumma! Abbiamo finito e iniziato male i tempi. Sono stati cancellati 2000 elementi. Vediamo se adesso si decide a non laggare. Ancora Milik aspetta un compagno, va da solo, Milik il cross in mezzo, c'è Casemiro, Donnarumma! Raisco, attenzione, trova benissimo Asensio, Asensio prova a saltare Donnarumma, miracoloso gol dell'1-0 del Real. Non hanno fatto quasi un cazzo. Noi abbiamo fatto ancora di meno, ma non è successo un cazzo in sta partita. Ancora Luke Shaw va a cercare Gold. Gold arriva lì vicino a Sergio Roberto che prova a calciare! No! Che torna da Munir, attenzione a Munir, vede Batshuayi, Batshuayi, Batshuayi! Navas ha fatto una parata che gli varrà una stagione. Poi viene servito Gold. Gold trova Batshuayi. Batshuayi difende palla, cerca Samper che calcia, Varane devia! La palla di Neymar! Llorente salva il gol! Ora attenzione all'errore, Batshuayi sei un coglione, perché hai tirato subito? Navas la butta in su. Bellerin di testa, Samper, attenzione, forse c'è l'ultimo attacco. Gold la deve difendere. Gold va da Neymar. Neymar largo da chi è? Munir. Munir in mezzo. Di nuovo per Neymar. Poi Kimpembe. No, vabbè. Sei serio? La mette verso il centro. C'è Donnarumma che la prende. Poi Gold. Perché l'ha rimessa in mezzo? Attenzione a Navas. È finito. Siamo fuori dalla Coppa di Spagna, Coppa del Re. Per un gol di merda di Asensio. Dopo una brutta partita e dopo 20 minuti di pressione nel finale. Andiamo quindi a giocare la partita con la Real Sociedad in questo modo, con questa formazione. Più che altro dobbiamo riprenderci dalla sconsolazione perché sono distrutto psicologicamente in questo momento. La Real Sociedad affronterà in casa il Barcellona. È la 14ª giornata della Liga. Barcellona l'ha vinta tutte fino adesso. Proviamo a vincere anche questa. Ora Sergi Samper, la casette, largo da Cerny che va a giro, palo! Poi la casette, gol, gol. Abbiamo avuto culo. Questa volta siamo stati molto fortunati. Prima sfortunati col palo di Cerny che ha fatto qualcosa di incredibile. Poi lì la casette l'ha tirato nel coglione al portiere e ha segnato, dai. Ora attenzione, Thiago cerca lo scatto di Cerny e lo trova alla grande, Cerny al volo! Serantes in angolo. Ora Denis Suarez la mette in mezzo, tutto solo Thiago, un titi lo anticipa e la manda alta. Ora Sergi Samper, Adrien Silva cerca subito la casette che la difende, rimanda all'ex Lisbona che calcia addosso a Serantes. Denis Suarez
Interessante verso il centro, sempre verso Thiago Traversa, che sfiga. Poi la palla è lì, tra Sergi Samper, va a cercare la Cassette che va dalla parte sbagliata. Ora la Cassette, Adrien Silva, si ferma, cerca Thiago. Thiago di nuovo per la Cassette che può segnare, ma becca un'altra traversa. Poi la palla è ancora lì, la Cassette. Finalmente troviamo il gol del raddoppio, abbiamo dominato, avremmo fatto una decina di tiri solo nel primo tempo. Però siamo stati molto sfortunati. I gol però li facciamo con azioni carambolesche, giustamente. Finisce qua il primo tempo, stiamo vincendo 2-0 la doppietta di la Cassette. Va a cercare la Cassette che salta un uomo, ancora la Cassette, la deve imbucare ma non ce la fa, riesce a imbucarla ora Thiago! Ora Denis Suarez la mette in mezzo, Thiago è tutto solo! Un'altra traversa, ma la palla entra, 3-0. Ma io non ci voglio credere, eh! Thiago ha fatto due angoli uguali in cui ha colpito due volte la traversa. La Cassette la mette in mezzo a Adrien Silva! 4-0 di testa, gran gol. Buona la punizione di la Cassette che oltre alla doppietta aggiunge un assist. Attenzione a Jon Bautista e Sillessen salva il gol. Ora il pallone al limite dell'area sbagliato, Munir può mandare Denis Suarez che va in campo aperto. Denis Suarez, ancora lui, Denis Suarez. Denis Suarez, 5-0. Ora Sergi Samper va a cercare André Silva che salta l'uomo, André Silva va dalla Cassette per la tripletta, l'ha sbagliato. Finisce qua, abbiamo vinto 5-0 in casa della Real Sociedad, la Cassette ne fa due, poi segnano Thiago, Adrien Silva e Denis Suarez. Con questa formazione giocheremo contro l'Everton. Vinciamo, per favore. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze a Goodison Park, dove si affronteranno Everton e Barcellona per quest'ultima giornata dei gironi di Champions League. Ci basta un pareggio per la testa, però se ce la facciamo vinciamo. Besic calcia Donnarumma, Barkley se lo divora, mamma mia che occasione. Pogba va a cercare Coutinho, Coutinho la imbuca Dybala, che palla, è passata in mezzo a 20 uomini e Dybala spara sul primo palo ma largo. Januzaj lancia Lukaku sull'uscita di Donnarumma, si fa chiudere ancora Lukaku fortunato, la gioca e sbaglia tutto l'Everton. Finisce qua il primo tempo, un brutto primo tempo che è bloccato sullo 0-0, le due squadre non riescono a segnare, noi sbagliamo sempre un passaggio, sempre l'ultimo. Barkley lancia Lukaku, tenuto bene da Martinez, bravo. André Gomes va largo, Neymar può correre per una volta, c'è quello Gigio che lo recupera, Neymar si accentra, Neymar sbagliano il taglio tutti, poi il pallone per Coutinho che calcia, Murato Messi calcia fuori. Ora Pogba, Sergi Roberto manda in profondità Dybala, pressa Kolo Jejak, gli strappa palla, ancora Dybala, la tocca poi con la punta, allarga a Neymar. Neymar ancora in possesso del pallone, serve l'ex Shaw che poi vede Pogba di attacco per Sergi Roberto che scalcia malissimo. Barkley salta l'uomo, ancora Barkley, Donnarumma che parata. Ora il pallone verso il centro, un po' bassino, quello Gigio che lo prende, non è un granché. Poi Dybala la tocca a Coutinho, Coutinho si ferma andando da Munir. Munir si prende il centro del campo, salta l'uomo, ormai il contropiede è sfuggito, però il Barcellona attacca ancora con Munir. Munir manda Neymar. Neymar si prova a fermare e va a giro. Il paratone del portiere. Cerca di nuovo Pogba che vede Sergi Roberto. Sergi Roberto manda Munir che è il più fresco di tutti. Munir scatta, ancora Munir. Si ferma Munir. Va a giro. Porca troia. Coutinho manda Dybala, attenzione a Dybala che anche se stanco corre lo stesso. Dybala manda poi Batshuayi che non può sbagliare, invece lo fa. E poi non sbaglia la seconda volta. 1-0 Barcellona all'88esimo. Ci qualifichiamo come primi nel girone contro l'Everton, finalmente. Hernandez, attenzione al cross basso, Lukaku se lo divora e poi se lo divora ancora di più. Finisce qua la partita, abbiamo vinto 1-0 con l'Everton all'88esimo, segnato Batshuayi. Abbiamo fatto 6 gol e ne abbiamo subiti uno. Però quel gol ci ha mandato fuori dalla Coppa del Re. Brescia probabilmente è uscito dalla Champions. Che sfiga. E adesso dobbiamo solo simulare col Depor sperando in una vittoria. Vediamo quanto starà fuori Bellerin che si era fatto male. 5 giorni ed è praticamente già tornato. La formazione sarà questa. Quindi andiamo a simulare l'ultima partita.
Ve la lascio godere abbastanza velocemente. Vediamo qua come va. Kitchen gioca per loro. Suarez gol. Ha fatto gol Suarez. Denis Suarez naturalmente. Luis non gioca più. Cerni 2-0. Abbiamo già praticamente vinto. Quant'è che la finiamo? 3-0. Ha segnato anche Gold. Quindi se andiamo a vedere la classifica, dopo 15 giornate abbiamo fatto 15 vittorie e 45 punti. E siamo quasi a più 20 sul Levante e Real Madrid che sono seconde. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Continuate a consigliarmi i giocatori nei commenti. Verdi e Dembélé sono già in lista. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti.